Sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovo video. E finalmente ragazzi, delle piccole e delle grandi novità. Le nuove skin che dovranno arrivare con i cambiamenti che ha subito la mappa in questo aggiornamento. Che purtroppo non è stato ancora inserito il caro Drift World, che doveva esserci proprio in questo aggiornamento. Ma Epic ha preferito aspettare per dar miglior prestazioni a questo nuovo tipo di veicolo. Se volete supportare questo canale, inserite Pazzox nel supporto creatore. E ovviamente intro. Come ben sapete, i piccoli cambiamenti della mappa ci sono stati e sembra che Epic lo faccia apposta. Sembra che guardi le mie storie. Ha fatto proprio un bel trono di ghiaccio che sembra fatto apposta per Raven di ghiaccio nelle stories di Fortnite. Beh, non vedo l'ora di utilizzare questo luogo. E voi? E poi c'è la piccola, ma che secondo me diventerà gigante, la mini Tomato Town. Infatti a Corso Commercio, come potete vedere, c'è il caro piccolo ristorante del caro Tomato. Magari pian piano diventeranno sempre più grandi fino ad arrivare alla forma originale come tanto tempo fa. Incrociamo le dita. Per quanto riguarda le skin, eccovi tutte le skin che dovranno essere rilasciate. I cari panni in zenzero con tante variazioni e ovviamente Raven ghiacciato. Oh, che bello! Poi questa sorta sempre di Raven, ma molto più magrolino, molto più strano. Un altro personaggio che sicuramente al 100% utilizzerò nelle stories. Che dire ragazzi, purtroppo il video finisce qua. Mi spiace tantissimo per i Driftboard perché li aspettavo veramente con ansia. Ma vabbè, aspetteremo nel nuovo prossimo aggiornamento. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video con un dolcissimo e carinissimo! Perché sono diventato topolino per questo video? Tento popolino! Thank you.